Mi fa un po' ridere perché sullo sfondo ci sono delle presenze sovrannaturali che stanno reclamando il cibo, quindi adesso ci muoviamo e andiamo a sfamare gli affamati. Però volevo parlare un pochettino di quello che sta succedendo in Serie A, ma non solo, perché per dire, oggi ero indeciso se guardare il derby di Roma o la partita tra City e Chelsea, e sono stato molto bravo, ho scelto il derby di Roma, uno 0-0 che rende Fiorentina e Juventus un capolavoro di arte moderna, veramente da esporre nei più grandi musei di arte contemporanea. Una roba terrificante, acciabocche e schifo, acciabocche e schifo. Attendendo ovviamente l'Inter che gioca tra un'oretta circa, ne parleremo magari domani perché del risultato dell'Inter mi interessa e non poco. E dato che parleremo di allenatori in questo video, e vi ringrazio perché comunque siete stati interessati anche alle mie opinioni su Pioli, su tutte le altre partite inerenti agli avversari della Juve che ho portato la scorsa settimana. Facciamo due chiacchiere anche di questo. Parliamo anche della Serie B perché il Como ha esonerato Longo, il nuovo allenatore del Como, è Cesc Fabregas. È una notizia talmente ignorante che fa tutto il giro e diventa una notizia meravigliosa. Cioè è talmente ignorante che fa tutto il giro dell'ignoranza e diventa qualcosa di geniale. Fantastico, fenomenale. Fatemi sapere un po' la vostra opinione qui sotto nei commenti. Ma parliamo del Napoli, perché oggi ci siamo visti per le pagelle della Juventus, che ovviamente ho registrato in maniera preventiva prima di sapere il risultato del Napoli. Oggi ero fuori a pranzo. E quando ho visto il risultato, e ho visto soltanto il risultato, la partita non l'ho vista, però se devo guardare una partita magari sul livello di questo derby di Roma, ne faccio volentieri a meno. Però quando ho visto poi il risultato finale, ho pensato, ai ai ai, vuoi vedere che ora ragionano sul nome di Garcia? Perché io vi dicevo che delle due forse quello un po' più vicino all'esonero poteva essere Pioli. E quella vittoria con il PSG lo rende veramente quasi intoccabile, non lo so, vedremo se ci saranno degli aggiornamenti, ma il Milan sembra voler confermare Pioli almeno per il momento e affiancargli una figura come quella di Ibra. Invece completamente differente il momento relativo a Garcia. Poi le ricostruzioni sono state tante, addirittura che De Laurentiis sia andato negli spogliatoi, non si è capito se a fine partita, a fine primo tempo, a fine partita e fine primo tempo, andando a scavalcare anche un po' la figura dell'allenatore, però tutte le notizie in questo momento ci portano a pensare che Garcia sarà esonerato. Esonerato dal Napoli, si attende soltanto l'annuncio ufficiale, ma la decisione dovrebbe essere presa. Ne hanno parlato Fabrizio Romano, ne ha parlato Gianluca Di Marzio, ne ha parlato Nico Schira, insomma, tutta la direzione del giornalismo sportivo di primo livello va in quella direzione lì, e cioè cambio di allenatore in panchina per il Napoli. Facciamo un breve excursus perché secondo me è giusto parlarne. Napoli campione d'Italia in carica, uno scudetto che non arrivava da circa 30 anni, anzi più di 30 anni. Spalletti che si tira indietro, è giunto lì perché all'epoca c'era ancora Giuntoli a Napoli e ovviamente De Laurentiis incaricati di trovare un nuovo allenatore. Ecco, in una società normale, e dico normale perché anche la Juve si è trovata in situazioni anormali in questi anni, in cui c'è stato il presidente che andava a scavalcare i responsabili sportivi nella scelta dell'allenatore. Ecco, in una società normale è il direttore sportivo che va a scegliere l'allenatore. Io non ho idea se Garcia sia stata una scelta di Giuntoli o di De Laurentiis. Quest'estate io ho visto un De Laurentiis molto carico a pallettoni, forse anche per via dello scudetto vinto che gli ha dato tanta autorità, tanta consapevolezza, proprio motivato al 100%. Un De Laurentiis che andava a dire che c'erano 50 allenatori, 30, 40 allenatori sulla lista e che Garcia era il primo nella lista, insomma, delle robe un po' fuori dal mondo. Secondo me il Napoli quest'anno ha sbagliato la scelta Garcia, non lo dico da oggi. Ne avevo parlato anche a Tutti in the Box e dicevo che secondo me il Napoli non sarebbe riuscito poi a recuperare
terreno perché era già compromesso. Io mi aspettavo che potesse fare male Garcia, a livello di risultati non mi aspettavo così tanto, devo essere onesto, perché il Napoli comunque lo mettevo un passo dietro l'Inter e il Milan. In realtà quello spazio del Milan se l'è preso la Juve, perché anche Pioli secondo me non sta facendo bene, ed è proprio qua secondo me l'analisi da fare, perché Napoli e Milan sono le ultime due squadre che hanno vinto in Italia lo scudetto, le ultime due che negli ultimi due anni hanno portato a casa il tricolore. Due rose che da Pioli e Spalletti sono state valorizzate, ci sono stati dei giocatori che sono stati esaltati da quello che è stato l'approccio di questi due allenatori nelle ultime due stagioni, e semplicemente in questo momento non ci sono delle rose scarse. Milan e Napoli non hanno rose scarse, hanno rose che tecnicamente sono veramente importanti in Serie A. Sta mancando il rendimento, sta mancando quello che poi dice il campo, e non è roba da poco, e credo che ci siano delle responsabilità negli allenatori. Trovo molto coraggiose, vedremo se pagherà, perché quando decidi di andare avanti è comunque una scelta, decidi di continuare. Trovo molto coraggiosa la scelta del Milan. Io vedo un Pioli che forse in questo momento è davvero arrivato alla fine del ciclo, e non può essere con la vittoria col PSG a tenere ancora ancorato l'allenatore sulla panchina del Milan, ma questa è stata la scelta che hanno fatto, vogliono provare una strada differente. Trovo molto sensata invece la scelta del Napoli di esonerare Garcia, ma era già stato un errore quest'estate. Cioè quest'estate quando annunciano Garcia come allenatore del Napoli, insomma, tutti ci siamo chiesti, ma sul serio? Ma perché? E a vedere le prime partite del Napoli, io ho guardato anche, ho recuperato un po' di spezzettoni di amichevoli del Napoli, e si vedeva già da quest'estate, prima di iniziare il campionato, che il Napoli non era roba. Poi ha avuto un momento di crescita, nel senso che comunque i risultati arrivavano lo stesso, però quando poi la squadra non è proprio ancorata, non è legata all'allenatore e nemmeno alla proposta dell'allenatore, è molto facile che anche in un momento positivo di risultati poi si vada a crollare, soprattutto se la società non è sicura del nome. Ecco, io credo che in questo momento De Laurentiis avrebbe dovuto forse proteggere un po' di più la sua scelta, anche se ritengo giusto l'esonero di Garcia, ma per me Garcia neanche doveva iniziare il campionato. Quindi in questo momento, secondo me, per farsi perdonare, perché credo che sia stata una scelta tutta presidenziale quella di Garcia sul Napoli, De Laurentiis deve fare un grande nome. Ho letto che in questo momento c'è la volontà di ingaggiare Igor Tudor. Ora, Igor Tudor credo che non sul breve, perché quando inizi una stagione, quando entri in corsa, a maggior ragione un allenatore come Tudor che ha bisogno di lavoro sul campo, sia difficile poi riprendere in mano una squadra che non sta andando bene anche qua, perché ci sono stati tanti gesti da parte dei giocatori del Napoli in queste prime giornate di Serie A che hanno fatto capire che qualcosa non andava con la precedente guida tecnica, anzi con l'attuale che a breve sarà precedente. Quindi credo che Tudor potrebbe far fatica sull'immediato, ma che poi farebbe molto bene sul lungo, perché Tudor è un allenatore che si sta prendendo il suo spazio, che ha dimostrato di essere un allenatore che ha delle idee, che ha del potenziale, e il Napoli, ribadisco, ha una rosa che secondo me è di primissimo livello in Serie A. Quindi Tudor al Napoli in questa stagione potrebbe rischiare di non ottenere dei grandissimi risultati, però poi sul lungo, valorizzazione di Tudor, secondo me, con una rosa del genere, come quella di Napoli, se si incastra con l'ambiente, presidente, tifosi e quant'altro, potrebbe essere un grande nome per il Napoli, per la piazza di Napoli e per quella semplicemente che è la struttura del Napoli a livello tecnico. Tudor chiede delle garanzie però, giustamente, perché credo che non sia facile lavorare con De Laurentiis, non lo è per niente. Sullo sfondo ci sono altri due nomi, uno Fabio Cannavaro. Sono voluto andare a recuperare un attimino il palmarès di Cannavaro, ma più che il palmarès, la storia di Cannavaro da allenatore, una sola esperienza in Europa, Serie B l'anno scorso col Benevento, esonerato dopo 17 partite, raccolto solo 16 punti, 3 vittorie contro, mi pare, Cittadella, Parma e Spal, Spal che tra l'altro è retrocessa in Serie C, lo so perché io ci abito qui vicino. Quindi sicuramente non un gran biglietto da visita per Cannavaro, che è un nome, una scelta secondo me nel vuoto per De Laurentiis. E prima dicevo che dovrebbe fare una scelta coraggiosa, un grande nome, un nome importante per recuperare quella cavolata che è stata fatta con Garcia quest'estate. Lascerei da parte la scelta legata a Cannavaro. Tudor secondo me sarebbe una gran scelta. E poi permettetemi di chiudere il video parlando dell'altra scelta che ho letto,
che è quella di Walter Mazzarri. Walter Mazzarri nel 2023 ad allenare la squadra campione d'Italia. Cioè, io quando ho letto che Walter Mazzarri era tra i possibili potenziali sostituti per la panchina del Napoli, mi sono fatto una grossa, grossissima risata, più di Fabregas che allena al Como. Io non vorrei essere un tifoso del Napoli se mi esonerano Garcia, ed è giusto esonerarlo perché nemmeno doveva iniziarlo sto campionato Garcia, per farmelo sostituire con Mazzarri perché magari non si trova l'intesa con Tudor. Io veramente non vorrei essere nei panni di un tifoso del Napoli a vivere una roba del genere, a campione in carica dopo 30 anni che non vinceva lo scudetto. Vediamo che cosa succederà, questa è la situazione, ci tenevo a fare due parole prima della partita con l'Inter, fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, sono ovviamente argomenti che non riguardano la Juve, però credo che sia giusto parlarne perché poi si intreccia ovviamente col destino della vecchia signora, dato che sono squadre Milan e Napoli che alla fine saranno delle avversarie per quelli che sono i primi posti in classifica, anche se magari non i primissimi, in questo momento sembra un campionato per Juventus e Inter, attendendo quella che sarà la prestazione di stasera dei nerazzurri. Bel pareggino, ed arriviamo a pari punti e ce la giochiamo alla pari allo Stadium il 26 di novembre. Sarebbe molto bello. Forza sulle!